Buongiorno a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo le sfogliate dolci con crema pasticcera e amarene. Un dolce velocissimo da fare e che piacerà di sicuro a tutti. E adesso andiamo a prepararlo insieme. Dobbiamo innanzitutto preparare la crema pasticcera. Potete fare la mia ricetta che vi lascio giù nell'info box oppure se avete la vostra ricetta preferita. Fatela ben raffreddare. Una volta che la crema è ben raffreddata, srotolate un rotolo di pasta sfoglia rettangolare. Dividete in 6. Fate dei tagli, all'incirca 5-6 tagli, solo su metà parte del rettangolo. Dovete rimanere all'incirca un mezzo centimetro tra il lato di sopra e il lato di sotto, quindi il taglio non deve essere, deve rimanere un pochino di bordino. Adesso vi faccio vedere in questo modo. Spennellate la metà dove non ci sono i tagli con dell'acqua. Ripiegate la sfoglia e giratela. Farcite con la crema. E le amarene. Rimanete sempre un bordo libero. Ripiegate. Dovete ripiegare l'impasto a metà, in modo da ottenere un triangolo. Sigillate bene. Se esce un po' di crema non è importante, la togliete. Ed ecco pronta la nostra sfogliata. Adesso ve ne faccio vedere un'altra. Fate i tagli. Rimanendo un mezzo centimetro. Spennellate con l'acqua solo la parte dove non ci sono i tagli, ripiegate girate farcite e chiudete. Come vedete sono semplicissime da fare. Un dolce dell'ultimo minuto ma di grande effetto. Sigillate bene i bordi.
Ed ecco pronta la nostra sfogliata. Adesso mettetele su di una teglia rivestita con della carta forno con la chiusura rivolta verso il basso. Spennellatele con dell'acqua. Una spolverata di zucchero semolato. E adesso subito in forno, forno già caldo, 200 gradi per circa 15-18 minuti. Devono comunque essere dorate. Una volta uscite dal forno, fatele ben raffreddare e fategli una leggera spolverata di zucchero a velo. E adesso non ci resta che fare la prova assaggio. Mi raccomando, provate anche questa ricetta perché è facilissima da fare, velocissima e piacerà di sicuro a tutti. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, condividetemi sui social.